Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! L'orologio, come vedete, ha ragazzi che non si impressionano facilmente. Potete fare tutti i scherzetti che volete, ma come vedete, devono fingere di aver paura. Vabbè, detto questo, dolcetto scherzetto, Halloween e robe varie. Ieri sera ho portato questi ragazzi giustamente a trovare dei parenti al cimitero. A un orario, vabbè, qua stiamo un paese, non è che c'è il cimitero chiuso a chiave, robe varie. Con molta educazione e rispetto, un po' come si fa di giorno, io ci vado di sera. Ditemi quello che bevare, sarò strano. Questi ragazzi erano per certi versi terrorizzati. Gli dico: oh, dovete avere la classica frase, no? Dovete avere paura dei vivi, non dei morti. Si gira qualcuno e risponde: anzi, più di uno. Beh, no, a dire la verità, io ho paura dei morti e dei vivi che vanno in giro al cimitero di notte. Vabbè, questo per dire che tutte queste scene, scenette, film horror, poi quando è all'atto pratico, una cosa più serena, di andare di notte a un cimitero, farsi un giro che è bellissimo, andateci soprattutto sto periodo, i santi, i morti e anche qualche giorno in là, perché con tutti i lumini accesi, tutte le luci, ecco, con molto rispetto, lì dove si può entrare, chiaro, non è che devi scavalcare un recinto o qualcosa, in paese è aperto, quindi entra e si fa un giro. È qualcosa che veramente offre delle esternalità di riflessione d'altro, belle, belle, comunque. Buona ricorrenza dei santi e dei morti a tutti. Wow, aiuto, chi c'ho dietro? Oh, guarda qua, non si può spaventare, vieni là, vedi là, vieni di qua, vieni. Qua, ecco, guarda. Beh, ti devi spaventare. Spaventatevi! Jacopo! Attento, Jacopo! Ma Daria, dove sta? Sei nascosta! Maria, sei nascosta! Seria! Aiuto! Troppo forte! Ciao nonna!